E ora, come ogni vigilia di campionato, spazio alla squadra e alla tifoseria avversaria per capire come il Perugia di Bisoli si sta preparando al match di domenica. Abbiamo in linea il collega giornalista dell'AGI, Agenzia Stampa Italia, e di Tifo Grifo, Daniele Orlandi. Buongiorno Daniele, benvenuto a Tanto Non Capirai qui sull'altra radio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Daniele, domenica al San Nicola arriva un Perugia che ha perso l'ultima gara per 4-1 contro il sempre più sorprendente Novara. La squadra di Bisoli sta comunque facendo un ottimo campionato. Credi che la sconfitta contro i piemontesi possa aver fatto crollare qualche certezza della squadra umbra oppure no? Sai, ogni sconfitta potenzialmente può minare almeno un po' le certezze che una squadra ha acquisito nel corso della stagione. Tanto più poi una sconfitta pesante nel punteggio come è stata quella contro il Novara, 4-1, il Perugia ha perso in un solo colpo l'imbattibilità interna e anche la propria inviolabilità in casa, perché non aveva mai subito gol fino alla partita di domenica. E quindi questo potrebbe anche minare qualche certezza. Io però sono del parere che il Perugia non è uscito ridimensionato più di tanto da questa pesante sconfitta, perché l'andamento della partita è stato un andamento strano. Il Perugia ha tirato in porta 15 volte e ha segnato un gol, il Novara 4-5 volte e ha segnato 4 gol, e questo denota anche una certa propensione della squadra novarese e dei suoi cecchini a essere cinici. Però se chi ha visto la partita sa che questo scarto non c'è stato. In ogni caso Bisoli sta molto lavorando in questi giorni sull'aspetto mentale, proprio perché teme anche lui che qualche incrinatura ci possa essere stata nella sicurezza dei suoi ragazzi, ma molto credo che dipenderà proprio dall'andamento dei primi 15-20 minuti della partita, perché se il Perugia ne uscirà bene riacquisirà subito le sue certezze, e diversamente la partita si farà in salita per i grifoni. L'hai detto poco fa, parlando però anche del reparto difensivo del Novara. Invece appunto il Perugia ha nella difesa il suo reparto migliore. Addirittura prima della gara persa contro il Novara per 4-1 la squadra di Bisoli aveva subito soltanto 8 reti in 16 giornate. Insomma Daniele, è un vero bunker quello della squadra umbra. Beh sì, finora la difesa è stata il punto di forza, la leva su cui Bisoli ha impostato il suo progetto di gioco. E quando dico difesa però non dico soltanto il reparto arretrato, ma anche tutta la squadra, perché gli stessi attaccanti sono chiamati ad applicarsi, a partecipare alla fase difensiva. Questa cura particolare del momento difensivo nella prima parte del campionato ha un po' sacrificato la propositività, la creatività del gioco del Perugia, però nelle ultime 4-5 partite Bisoli è riuscito a trovare la quadratura, è un equilibrio molto interessante, redditizio, tra l'imperativo di difendersi e l'esigenza di offendere, e la squadra è riuscita a esprimere un gioco anche fluido, buono, palla a terra, come non si era mai visto nella prima parte della stagione. Quindi questo equilibrio è stato trovato, ma mentre nella prima parte della stagione la difesa era l'unica nota positiva del Perugia, adesso è la difesa con anche la propositività di gioco. A parte la partita con Novara, dove invece la difesa è stata proprio il punto carente, perché ci sono stati degli episodi che hanno rimesso un po' in discussione la inattaccabilità fino a questo punto delle punte delle difensori centrali e anche del portiere, che restano comunque i punti di forza di questa squadra. Ciao Daniele, buongiorno. Luca Deleteris. Leggevo di alcuni problemi legati agli infortuni per Bisoli. Se volessimo quindi provare a ipotizzare un 11 titolare per domenica, da dove partirebbe il Perugia? Guarda Luca, il Perugia è in vera emergenza, e questo forse al di là di tutto è il problema più importante che deve fronteggiare Bisoli, e non da questa giornata. Però a Bari si presenterà particolarmente incerottato. Intanto è proprio di ieri la notizia che Fabinho, Lassan e Salifu non solo non ci saranno a Bari, ma si potranno rivedere in campo solo a gennaio inoltrato. Per quanto riguarda poi Rizzo e Zapata, sono molto incerti, ma è più no che sì, perché i problemi muscolari di Rizzo e i problemi di sciatica di Zapata sembra che non riescano a farli ad allenare, e con Bisoli chi non si può allenare regolarmente di solito la domenica o il sabato non gioca. C'è poi una novità, la contrattura di Mirva, che aveva esordito proprio domenica,
Del Prete, che ha lavorato ieri a parte, però dovrebbe essere della partita, la squalifica di Parigini, che è attaccante più in forma in questo momento del Perugia, c'è solo di note positive il rientro di Zebli, quindi la formazione potrebbe essere sostanzialmente quella di domenica scorsa, con l'ingresso di Zebri al posto di Joss, e quindi la difesa 4 con Del Prete, Volta, Belmonte, Spinazzola, poi il centrocampo a 3 con Taddei in mezzo, Della Rocca e Zebri, appunto rientrante Zebri a destra. Drolet, Ardemagni, Lanzafame sono al momento i favoriti per il reparto d'attacco, anche se Ardemagni se la deve vedere col compagno di Carmine, che nelle ultime partite ha fatto molto bene, è andato a segno 2 volte. Drolet potrebbe entrare a partita in corso, e qualcuno ipotizza anche che per questa partita potrebbe fare un piccolo nuovo esperimento Bisoli, cioè Lanzafame dietro 2 punte di Carmine Ardemagni, anche se io non la ritengo molto probabile questa impostazione, perché nell'assetto del 4-3-3 con gli avanti larghi è stato quello che ha dato negli ultimi periodi i risultati migliori, e non credo che Bisoli se ne voglia discostare. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con il collega giornalista dell'AGI e di Tifo Grifo, Daniele Orlandi, in collegamento da Perugia. L'hai citato prima, mi riferisco a Davide Lanzafame nel Perugia, però ci sono altri 2 ex Bari, mi riferisco a Rossi e Belmonte. Per tutti e 3 San Nicola riserverà sicuramente dei fischi, viste le loro implicazioni recenti nel calcio scommesse. Insomma, Daniele, per loro una partita non semplice, se giocheranno. Certamente Belmonte giocherà, Rossi potrebbe essere una delle alternative in difesa Spinazzola, quindi potrebbe giocare, Lanzafame se non gioca dall'inizio è probabile che entri in corso d'opera. Sicuramente il passato, quello che è successo a Bari, un po' peserà nei loro animi, perché sono uomini, non sono pezzi di marmo, ma io posso dirti che tempo fa intervistammo per Agenzia Stampa Italia Lanzafame, e noi abbiamo trovato lì un uomo molto maturato dalla sua esperienza e dai suoi errori. Sono tutti e 3 uomini e giocatori ormai maturi, io non credo che i fischi potranno pesare più di tanto, e vorrei anche sottolineare che tempo fa Santo Padre, in un'intervista, a chi gli chiedeva perché lui avesse cercato di recuperare tutti questi giocatori che avevano avuto purtroppo degli inciampi con la giustizia sportiva, lui ha detto che uomini e calciatori recuperati da esperienze negative sono la prima garanzia dentro un gruppo che non si verifichino di nuovo certe cose. Quindi addirittura, rovesciando il discorso, il presidente Santo Padre ritiene che possano essere loro dei capisaldi della certezza che dentro il Perugia non succedano cose che purtroppo hanno infangato il calcio italiano negli ultimi anni. Ricordiamo che Santo Padre è il patrono, il presidente del Perugia, per chi non lo sapesse. Daniele, ma l'ultima gara di campionato non è stata amara solo per il Perugia, come sappiamo anche il Bari ha perso, e ha perso male a Modena. Come viene vista nella città umbra la squadra di Nicola? Guarda, al di là della sconfitta di Modena, la squadra di Nicola è vista e riconosciuta unanimemente come una delle sicure protagoniste di questo campionato di Serie B. Se il Bari non avesse interrotto a Modena la sua serie positiva, avrebbe potuto addirittura ambire a essere primo in classifica, e in un campionato comunque equilibrato come questo di Serie B, dove l'ultima può sempre battere la prima, credo che la sconfitta di Modena ci possa stare, come anche il Perugia per esempio ha perso ad Ascoli, e credo che siano tra l'altro 2 sconfitte simili, perché in realtà sono nate da una parte di gioco, il primo tempo di non gioco da parte del Bari e da parte del Perugia ad Ascoli, e poi quando il Bari si è svegliato e il Perugia si sono svegliati era troppo tardi, però hanno dimostrato, e ha dimostrato il Bari a Modena, di avere quella potenzialità che tutti le riconoscono, una squadra che tra l'altro in casa ha un ruolino eccellente, ma è capace di far risultato con chiunque e dovunque, quindi una sconfitta che ci può stare e che non intacca sicuramente le potenzialità del Bari. È un po' temuta questa trasferta da parte dell'ambiente perugino, perché il Perugia ci arriva in condizioni, come dicevo prima, non ottimali dal punto di vista della rosa, delle disponibilità dei giocatori, però c'è molto rispetto per il lavoro che sta facendo Nicola Bari, ma sicuramente il Perugia se la verrà a giocare, e forse dico io che forse il Perugia gioca meglio con le squadre che giocano meglio.
Bene, vi ricordo che siamo in diretta col collega giornalista dell'AGI e di Tifo Grifo, Daniele Orlandi. Daniele, altre due domande per te, però ti prego di essere molto molto rapido perché siamo in chiusura di trasmissione. La prima per quanto riguarda i tifosi, la trasferta di Bari non è tra le più vicine, ma non è certo proibitiva. Credi che ci sarà una bella rappresentanza di tifosi del Grifo al San Nicola? Sì, sì, i tifosi si stanno organizzando, dopo gli anni, le magre degli anni scorsi non c'è trasferta che tenga, non c'è distanza che impedisca ai tifosi di essere presenti, tutti i tifosi organizzati stanno già allestendo la trasferta e ci saranno, in casa sono determinanti, fuori sono sempre presenti i tifosi del Perugia. Mentre l'hai citato prima, parlo di Ardemagni che sta giocando titolare, sta anche facendo gol con il Perugia. Non so se hai letto la notizia di qualche giorno fa, Ardemagni ha accostato al Bari per il mercato di gennaio. Tu pensi che sia possibile una cessione dell'attaccante oppure è fantamercato? Guarda, con questo calciomercato tutto è possibile, però ritengo molto difficile che il Perugia si privi di quello che è stato l'attaccante cardine fino ad oggi, che comunque rimane la punta centrale di riferimento, a meno che non ci siano sconvolgimenti, rotazioni tali per cui arrivi a Perugia qualcuno che sia in grado di sostituire appieno Ardemagni, altrimenti non se ne fa niente perché il Perugia ha bisogno di acquisire attaccanti, non di venderli. Fermo restando che questa eventuale partenza costringerebbe Ardemagni a fare comunque la panchina, a essere il vice di Maniero, mentre a Perugia è titolare, quindi anche io penso che sia per il momento fanta mercato. Bene, io sì, vi dico, poi Ardemagni ha un legame particolare con la tifoseria perugina, non credo che se ne vada con tanta facilità. Lo credo anch'io. Perfetto. Io ringrazio il collega giornalista dell'AGI, Agenzia Stampa Italia, e di Tifo Grifo, Daniele Orlandi, per essere stato con noi. Daniele, grazie mille, ci aggiorniamo per la gara di ritorno, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a Bari, città che io conosco perché ho fatto il militare là. Perfetto, perfetto. Buona cosa. Grazie.